primi sogni, primi baci, primo amore, sorriso d'angelo ti porta il cuore in cielo, giro tondo di speranze intorno al cuore. Ti guardano gli occhi limpidi del tuo amore, felicità dolce batti cuor, chi potrà mai dimenticare? Un arcobaleno nasce fra due cuori, primo amore, primo amore, primo amore. Ma che è finita? C'è la scocciatura, tu paga, porca, dai, 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 dai. Giro tondo di speranze intorno al cuore, se ti guardano gli occhi limpidi del tuo amore, felicità dolce batti cuor, chi potrà mai dimenticare un arcobaleno nasce fra due cuori, primo amore. Piacere rinfacciato, debito cancellato. Ecco, vediamo che hanno deciso. In piedi, alzati. Su. Allora abbiamo deciso, eh? Un bel tuffo da lassù. Bravi, bravi. Di testa. Di testa, di panza, come di panza? No, 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 ragazzi, né di testa né di panza. E questo ci rimane, non sa nemmeno nuotare. Non sa nemmeno nuotare. Io, chi è che non sa nuotare? No, no, levati, Enrico, levati. Levati, di testa. Lello, aspetta. Levati, lasci. Lello. Ti faccio vedere io, di testa. Lello, aspetta. Lello. Ma che ha fatto quello? Lei, aspetta. Levati, Enrico. Ma che sei matto? Lei, aspetta. E non fai il fanatico. Mi butto di testa io. Bravo. Allora, che aspetti? E dai, buttati. Dai, dai. Buttati. Oh, ma non esce. Ma si è affogato. Ma lo vedi che hai combinato? Ma che ho fatto? Clarita, lo specchietto. Eccolo. Ehi, ma si appanna. Allora, ah, vedi, respira, respira. Ma non sapevi che non sapevamo fare, no? Non è colpa mia. Ma come non è colpa tua? Non è che non so nuotare. Mi si è bloccata la digestione. E questo la mattina mangia pasta e fagioli. Dai, come sta? Sta meglio. Allora gli facciamo una fotografia. Giratemelo così. Sì, aspetta, lo mettiamo in posa. Va bene così? Sì, così. Dai. Fermi. La fatto. Non avesse tentato di affogare per amor mio. Sì, caro diarietto. Tutti i ragazzi del giro mi fanno più o meno la corte. Ma io amo soltanto William Molden. Signori, in telefono. Non è Michelello? No, ha detto Marco. Ah, Marco!
Pronto? Chi è? Ah, sei tu, Marco. Ti avevo preso per un altro. Di pure, ma se è per andare al cinema non ne ho voglia. Chi te l'ha chiesto di andare al cinema? Scusa tanto, ma allora perché mi telefoni? Se non mi fai parlare. Mi dovresti dare il numero di telefono di Francesca. Me lo sono dimenticato. Bene, 889-589. Sì, 89. 589? Grazie, ciao. Come? No, no. Sei proprio uno sfacciato. E va bene. Ciao. Che matti. E tu cosa stai a fare qui? È pronto in tavola. Ah. Ciao, nonno. Ciao. Dov'è la mamma? È dal parrucchiere. E papà? Non viene nemmeno lui. Dice che ha da fare allo studio. Beh, anch'io non mangio. Eh? Oggi facciamo un po' di pallanuoto. Vorrei dire che mangerò un panino dopo. Ciao, nonno. Ciao. Professore, servo? Certo, certo. Conosci la campagna lucchese? No, professore. In questa stagione i fiori di rapa chiazzano di giallo la campagna. Spuntano i riccioli alle viti e alla carezza del vento le chiome degli ulivi cambiano di colore. Verde, bianco, verde. E sai perché mia figlia e mio genero mi hanno fatto venir via e mi costringono a vivere qui, in questa casa? No! Perché non volevano che restassi solo. Ma che ti importa dell'allenamento? Dai, andiamo a spasso, al cinema, dove ti pare? Come allenatore della squadra e amico di Piero non c'è male. Ma non sono più allenatore. Rimosso dall'incarico per scarso rendimento. Il mio posto l'ha preso Piero, perciò io posso prendere il suo, no? Che mascalzone. E se io glielo dicessi? Ma scusa, che diritti ha lui? Ha approfittato di quando stavo male per farti la corte e baciarti per primo. Dice, n'hai per molto. Momento, io aspetto papà. Una telefonata importante. E se ti avessi conosciuto prima di lui? Sfortunatamente m'hai conosciuto dopo. Ah, però non escludi che ti sarei andata a fagiolo. No, non escludo. Però io all'allenamento ci vado. Vogliamo stringere? Papà, per favore. Allora potrei venire a prenderti, ci andiamo insieme. Ho un'idea, ma è un'idea che ha già avuto Piero. Lo sto aspettando. Oggi proprio non ne azzecchi una. E vabbè, allora ciao, ti saluto, eh? Meno male. Scusa, papà. Sì, scusa. Al massimo alle 11 sto a casa. Ciao, papà. Ciao, Marco. Dove vai tu? Da un'amica, Vigna Clara. Fanno i compiti insieme e cena lì. Ah, cena lì. Che cosa? Ciao. Senti un po', tu. I compiti, eh? Sì, certo. Tu non esci. E perché? Voi gli lasciate troppo le redini sul collo. Dove sei visto mai con una ragazzina di 14 anni? 15. 14? 15. Sta tutto il giorno fuori e rientra la notte tardi. Ma la riaccompagnano in macchina. Ah, con la macchina. Sì, ma con a me la non macchina. Mi canti. Tu non esci. E invece sì. Ai, tieni. Ai, Marco. Ma porca miseria, guarda, tu sei un povero uomo, si deve avvelenare così la digestione. Ma io vado in albergo, vado. È cattivo, cattivo. Lui tutto quello che gli pare, con i suoi amici non mi ci porta, nemmeno fossi avventata. E nemmeno le mie amiche mi lascia. Stupida. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ciao. Ciao, Francesca. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Non me la faccia stancare troppo, mi raccomando. Beh, sta a giocare a pallanuoto. Ah, già, è vero. Ah, mamma, guarda che dopo l'appuntamento con papà. Ah, sì, salutamelo, eh. Forse faccio un po' tardi. Beh, non importa, tanto io ceno fuori con Paolo stasera. Ciao, Dio. Ciao. Buongiorno. Chi è Paolo? Come sei curioso, è fidanzato di mamma. Come? Beh, che c'è di strano, fra qualche mese ottiene l'annullamento e si risposa. Ah, andiamo bene. Come? Niente, dicevo andiamo bene. Oh, non fare l'ironico. Ma chi fa l'ironico? Via! Dai, Andreina! Forza, forza, su! Forza, al centro! Vai sola, Francesca! Anello, ma che fanno quelle? Un pugno al fianco. Ma sono impazziti. È Francesca che è entrata come un cabrone. Ma che modo di giocare. Andreina. Francesca, ti sei fatta male? Dove? La caviglia, un crampo. Questo non è un gioco per donne, è per uomini. Puoi continuare? No.
Adesso ti faccio accompagnare. L'accompagno io, Andrea, sì, dai. Ma su, non è niente. Andiamo. Adesso ti faccio un bel massaggio e passa tutto, Su. Banfi al posto di Francesca. Dubito. Tu continui, Andreina. Sì, non faccio la commedia io. Brava, Andreina, brava. A lei, lo piace. In acqua, andiamo, ragazzi. Hai visto, Andreina? Quella sì che è una ragazza sportiva. Chi è quella lì? È la cugina di Francesca, la svizzera. Ah, ci ho ballato l'altra sera. Oh, è una di quelle che dice non così, mi dà fastidio la barba. Ma piantala, dove ce l'hai la barba? Forza, Andreina! Beh, vediamo un po' questa caviglia, va? Ma tu qui non puoi entrare, l'ho spogliato io delle donne. Ma io mica mi spoglio. Su, adesso vattene, Marco. Perché? Non ti fai piacere vedere un uomo ai tuoi piedi? Quale sottile umorismo. Sicuro che non ti sei fatta male in nessun altro posto? Non fare il cretino, potrebbe arrivare Piero da un momento all'altro, no? Ah, già, hai ragione. È meglio sbrigarsi. Ma sei matto! Francesca! Oh, ma che ho fatto? Così impari. Scusa, Betty, ma come mai sei qui? Ho accompagnato papà alla stazione, poi ho preso la macchina, così ti conduco io da tuo papà. Beh, io devo andare. È simpatico, Marco. Un po' sfacciato. È il tuo ragazzo? Chi, Marco? Ma non hai visto che gli ho dato uno schiaffo? Sì, dopo però. E se glielo davo prima non mi baciava, no? Sì, Piero è molto carino e mi vuole bene. Mi piace, insomma. Però ti piace anche quell'altro. Cerco di non farmelo piacere, ma qualche volta non ci riesco. Mi piacciono tutti e due. Ehi, velocipedista! Ma non c'è! Velocipedista, ma non si usa. Io mi sto perfezionando in italiano sul lessico del Tomasio, che è il migliore di tutti. Però non comprendo come ti possano piacere i ragazzi che tu conosci. Ah, carini gli svizzeri. Ah, di certo. Gli italiani non pensano altro che a fare colpo. Sono sfacciati, fanatici. Ma tu che ne sai dei ragazzi italiani? Sei qui da una settimana. Mi è bastata la gita a Ostia. Io riparto tra poco, ma ti giuro, anche se dovessi restare in Italia per la vita, rimarrei zittella. Ma stai un po' attenta. Ehi, ma dovrebbero essere più severi in Svizzera nel dare le patenti. Ah, lo sono. A me, per esempio, non l'hanno data. Come? Non hai la patente? No. Per fortuna che sono arrivata. Ferma qua. Vieni a salutare papà. No, è meglio che state soli. E allora, poi preferisco perfezionarmi con l'automobile. Ci vediamo a casa. Ciao. Francesca. Ciao, papà. Come stai? Bene, papà. Siedi. Grazie. E la scuola? La scuola come va? Bene, figurati. Mica tanto. E la mamma, come va? Si diverte? Cerca di farlo, ma non so se ci riesce. Ah. E tu? Beh, sai, io ho il mio solito lavoro. Anzi, volevo dire che oggi noi dovevamo stare un po' insieme, ma... Ma purtroppo hai da fare, vero? Sì, ma non subito. Prendi qualcosa? Sì. Cameriere. Ciao, Pino. Buongiorno, come va? Sono arrivata un'oretta prima perché dal parrucchiere mi hanno sbrigata subito. Meno male che anche tu sei arrivato in anticipo. Vedo che sei in buona compagnia. Permetti, la signorina Daniela Fabri. Piacere. Io, Mariana Dionigi. Piacere. Sono la segretaria dell'ingegnere. Ah, anche a me piacerebbe tanto fare la segretaria. Ma Pino non vuole che lavori, vero? Ha ragione. Adesso devo andare, è tardi. Arrivederla, ingegnere. Buongiorno. Ti ho visto, sai, mentre arrivavo, che le stavi toccando i capelli. Ma che ti credi? Ho capito tutto. Daniela. Sei il solito bugiardo, sei. Ah, ma dove ce l'ha l'occhio? Ma lei perché si ferma così di colpo? Ma come di colpo? Non vede che c'è il semaforo? Già, non poteva essere che una donna. Anzi, una ragazzina. Sa che cos'è? Lei è un maleducato. Pure, così mi traghe danni materiali e quelli morali. Ma guardi che mi ha fatto, signorina, guardi. Ma guardi, guardi. Da niente, non pago affatto niente. Come? Ma guarda, per così piccola sciocchezza. Ah, una sciocchezza questa, ma dico io. La prego, lei non è un maleducato. Come? Ah. Io non ho la patente, sta arrivando una guardia. Dove? Pago tutto io. Che c'è? Che succede? Niente, ho urtato la cosa, la macchina della signorina, ma non è successo niente. Sì, proprio niente. Beh, una bottarella, ma è colpa mia. Beh, guardi, qui siamo all'angolo, va si bene. Sposti lì. Subito. Avanti, circolare, circolare. Avanti lei. Avanti, avanti, venga avanti. Signorina, ma dove va? Si fermi! Beh, è andata bene, no?
ha visto che la patente non gliel'ha chiesta. Lei però rimane sempre uno zottico maleducato. Ma allora è proprio matta. Sa che le dico? Adesso lei mi dà il numero della targa e tutti i dati. Porca miseria, va a fare piacere alla gente. Ce l'ha una matita? No. E te pareva. Beh, venga con me qui al caffè. E mi lasci stare. Va bene, ma venga. Venga. Per favore, un pezzo di carta e una matita. Ma non è mica una cartoleria questa. Ah, già, ho capito. Un bicchiere di seltz. Bene. E per favore, mi può prestare una matita con un pezzettino di carta? Prego. Se non è troppo disturbo. Prego. Lei prende qualcosa? Sì, un'aranciata. Ah, pure. Va bene. Due aranciate, allora. 200 lire. Due aranciate ai signori. Grazie. Nome e indirizzo. Elisabetta Hauptmann. Russa? No, svizzera. Ah. Oh. Col K? No, con l'H. E l'indirizzo? Residence Palace. Non ha compreso? Sì, ma in italiano come si scrive? Residence Palace. Beh, appunto, ma che è sto Residence Palace? Palazzo dei che? Come lo trovo? Ah, già, lei non ha obbligo a conoscerlo. È un albergo. Ai Parioli. Beh, capirai. Ai Parioli. Perché gli altri dove abitano? Alla Borgata Tuffello. Anch'io sto ai Parioli. E come dove? Ai Parioli? No, volevo dire in quale via. Beh, via Monte Parioli. Ma signorina, non divaghiamo, mi dia il numero della targa. Oddio, vedi Vito di sosta, ve la guardia che fa contravvenzione. Dove? Là. Oh, porca. No, la prego. No, lasci stare, è la stessa guardia di prima, gliela pago io la contravvenzione, pago tutto, ma non faccio scene. Ma signorina, io la Vespa... Guardi, papà non sa che ho preso la sua macchina, la prego. Però per essere straniera la parla bene la lingua italiana. Mia madre era italiana. E ci ho sempre tenuto a parlare la sua lingua madre. La lingua madre di sua madre sarebbe per lei la sua lingua nonna, no? Secondo le regole fa anche dello spirito. Che regole? Quando un italiano sta in compagnia femminile e sente il dovere di essere faceto. No, e che c'entra? Ho detto così. Prima mi ha detto zotico perché mi sono arrabbiato e adesso che scherzo, non le va bene lo stesso. Sembrava un energumeno. La Vespa non è mia, ma di coso, del portiere. Me la faccio prestare per andare in città. È più pratica. Noi abbiamo una macchina grande, l'Alfa. Mio padre è un gran chirurgo, sa. A che numero? Come? A che numero abita? Vede Monti Parioli? Ah, già, sì. E qui. Ah, eccoci arrivati. Senta, mi darebbe una mano a scaricare? E perché no? Grazie. Scusi, Ma io bene. Sembra la balena che ha inghiottito Pinocchio. Ah, una certa cultura ce l'ha. Beh, allora... Allora che faccio? Scrivo, telefono, vengo a Residence Palace oppure do la cosa in mano all'avvocato? Come preferisce. Beh, sa che facciamo? Facciamo così. E non ne parliamo più. Tanto le avevo dato un indirizzo falso. Ah, brava! Non abito in albergo, ma sono ospite da mia zia. Meno male. Poi dicono che gli svizzeri sono tanto onesti. Era per non farlo sapere a papà. Ma lei ha strappato tutto. È stato cavaliere. Grazie. Arrivederci. Arrivederci? Ma noi non ci vediamo più, no? E perché ci dovremmo vedere? Già. Addio, allora. Ma dove va? Ah, già, a casa. Senta. Dica. Io non voglio accettare regali. Io l'ho procurato un danno e voglio pagare. Solo che non ho il denaro con me. Vuol dire che... Come si chiama lei? Lo Iacono, Gigi. Gigi? Ah, Luigi. Vuol dire che glielo porterò... Vediamoci domani mattina alle 11 qui sotto. Va bene. A quanto monterà il mio sborso? Come? Ah, i danni? Poco. Io credo che 5.000 basteranno. Avanzano. Va bene, a domani allora. Arrivederla. Arrivederla. Ehi, lei, non si inquieti col signor Roiacono per il motoscooter, è stata mia colpa. Dici a me? Allora arrivederla, signor Luigi. E mi raccomando, la smetta di mangiarsi i procondili. Ma che dice quella là? Ma che ne so?
So io, ma. So io. Ah, ma il vocabolario dove sta? Domandalo a Mimmo, lo adopera lui, perché? Mimmo! Senti, i procondili che so? Pro che? Sì, addio, lo sai, non mi devo più mangiare i procondili. Perché, roba che si mangia? Ah, quelle cipolline che abbiamo mangiato oggi, come si chiamano? I porri? No. Di che sa, ma? De sigaretta, Gigi, quante ne hai fumate? Ma chi ha fumato? Poi non mi dovete più chiamare Gigi, mi chiamo Luigi. Come, come? Luigi! Gigi, che vuoi? Ami, dove l'hai messo il vocabolario? Ho cambiato con la collezione di Pegasus. E io se cambio connotati. I libri miei non li devi toccare, hai capito? Sì, io te stacco la testa, brutto mascalzone, te stacco la testa! Adesso uno che vuol sapere una parola, come fa? Tu non devi toccare i miei libri, va bene? E tu non devi toccare la vespa mia, capito? Fermi, ragazzi, il panalino rotto, la marcia rotta, il parafango sfasciato, ma che hai fatto? Ma io che c'entro, al parcheggio? Ma che roba è questa? Io t'ho avvertito, è la prossima volta che ci provi. Papà, Gigi mi ha menato. Ma chi mi ha menato? Lui mi ha preso il vocabolario e io non so cosa vuol dire i procondili. Ah, forse sono i raperonzoli. Ma che raperonzoli? I procondili sono le estremità delle dita, questi. Ah, come dire le unghie? Non mi devo più mangiare le unghie, hai capito, papà? Ma se sono 10 anni che te lo predico! Ismenes carro istotis e uston apodibucacon. Ismenes. Cioè Ismene, no? E chi è? Ah, vediamo la nota. Antigone. Ah, sì, sì. Antigone pronuncia queste parole uscendo sulla scena teneramente abbracciata con Ismene. Allora è fidanzato. Ma no, è la sorella. Tu non l'hai vista l'Antigone al teatro di Ostia Antica? No. E tu l'hai vista Passione Selvaggia con Ava Gardner? Ah, chi mi hai nominato? Ava, la passione è mia. Quelle sono donne, altro che Ismene. Tu l'hai visto male, ma di profilo somiglia a Belafonte. Sta di profilo, guarda. Ma non si vede niente. Hanno spento la luce. Sono alla finestra, guarda. E me lo fa tutte le sere. Io sono sicuro che lo fa apposta perché sa che la sto a guardare. Ma allora perché spegni la luce? Perché? Perché lei non deve sapere che noi sappiamo che lei lo sa. Guarda che grande. Ce l'hai un binocolo? Ma che non ce l'ho. Ma ci sta tutte le sere? Allora ce lo compriamo a metà il binocolo. Adesso chiudo la tenda e mi lascia gonfio. Andiamo, va? No, aspetta. Ma che stai facendo? Beh, lei... Ma che io? Guardavamo se eravate usciti. Hai capito queste sfacciate? Invece di studiare guardano gli uomini dal buco della serratura. Meglio guardare gli uomini vestiti che le donne spogliate. Che? Le donne spogliate? Boh, ma che stai dicendo? Io ti do uno schiaffo, sai. Mamma! E su, lasciala stare. Tu impicciati per te. Allora, che succede? Che succede? Che dovresti stare più attenta. Tua figlia è una civetta e anche quest'altra a quattro occhi qui. Dai, andiamo. Non è vero, mamma. Come fa sempre prepotente, sempre. Però tu esageri così. È una ragazzina, no? È per questo. Tu perché non hai sorelle? Ma che c'entra? Hai visto come sono le donne? Tutte come quella lì di fronte. Guarda il gruppo nostro. È una peggio dell'altra. Ah, per favore escludi Francesca, però, Che c'entra Francesca? È quello che dico anch'io, no? Perché ti sei innamorato? A te che ti importa? Ma dicevo così, perché ti vai a legare con una ragazza? Chi te lo fa fare? E chi me lo fa fare di non legarmi? Se mi piace. Ah, certo. Beh, sono quasi le 8 e qui non combiniamo più niente. Io decollo. Ciao. Ciao. Ah, dopodomani abbiamo la partita col Carducci, ricordatelo. Sta tranquillo. Stavolta li mandiamo per stracci. Ciao. Ciao. Pronto? C'è la signorina Francesca? Ah, sei tu, come stai? Come? No, no, quello è un discorso che dobbiamo continuare. Che? No, io insisto. Certo che insisto. Aspetta un momento, scusa. Omnes venè. Ma che, sei matto? Beh? No, guarda, non me la sento. Ma come? Arriviamo fino sotto al portone e poi dici che non te la senti? Mi vergogno. Ma perché? Devi dire soltanto, Andreina, che i sentimenti di un uomo vanno rispettati. Che non è il fisico che conta, ma il coso, il cuore, lo spirito. È proprio per questo che mi vergogno. Perché non gliela vai a dire te tutte queste fesserie? Ti ho detto che al telefono si fa negare. L'avrò chiamata 10 volte.
fammi questo piacere, su Enrico. Va bene, va bene. Ambasciatore, vado. Non porta pena, vai su e la cominci a vedermi per due minuti. Scende lei, salgo io, come vuole. Vai, vai. Ma siamo in sette, che facciamo? Giochiamo a tombola? Ma lo so, ma non puoi rimandare a domani. Ma tu mi lasci sempre in mezzo ai guai. E va bene, vedo se gioca papà. Ma sai com'è quello? Va bene, sì, ciao. Papà? Papà? Maria? Chissà dove si è cacciato. Hai visto il professore? No, no, forse sarà uscito fuori. C'è un signorino che cerca Andreina. Buonasera. Buonasera. Enrico Boschetti. Andreina non c'è, dorme a Fregene stasera con gli zii. Non importa. Devo dirle qualche cosa? No, 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 io avevo bisogno del coso, del vocabolario di greco per un compito, ma me lo farò prestare da un altro. Grazie, scusi, buonasera. Arrivederla. Ah, senta, scusi. Dice a me. Dica, per caso, lei non sa giocare a canasta? Canasta? Se sa giocare a canasta? Non sa giocare? Sì, sì, certo. Oh, davvero? Allora non le dispiacerebbe? No, no, affatto, non ho niente da fare. Oh, grazie. Allora venga, si accomodi. Allora, Luciana, si comincia. E Paolo? Oh, si scusa tanto, ma non ha potuto liberarsi da un impegno. Di che genere? Ma di lavoro, poveretto. Oh. Senti, Luciana, a me pare che tuo marito esageri un po'. Se io avessi un marito simile, avrei divorziato almeno 10 volte. E perché? È così buono, così gentile con me. E poi mi lascia fare tutto quello che voglio. Già, per fare tutto quello che vuole lui. Come sei ingenua, Luciana. Non ti agitare, Teresa. Tanto la canasta si fa lo stesso. Oh, meno male. Ecco un amico di Andreina. Il signor... Enrico Boschetti. Ah, Boschetti. Piacere. Lui farà da qua. Oh, bravo. Signori, nei vostri posti. Lei qui? Piacere. Si metta là. Io mi metto qui, allora. Maria? Questo è il mio posto. Tu siedi lì. Lei fa la doppia pinnellata? Pardon? Noi la facciamo. Ah, sì, sì, certo, certo, anch'io. Vediamo i compagni. Ecco, io dovrei avvisare un mio amico che è giù in strada. Ma certo, vada alla finestra lì del corridoio. Grazie, grazie, signora. Maria, per favore, scusi. Che ve ne sembra della nuova recluta? Beh, non so come se la cavi a canasta, però è un bel figliuolo. Bello. Beh, allora hai parlato con Andreina? No, è a Fregene. A Fregene? Sì, dorme lì, vattene. Come vattene? Tu che fai? M'hanno incastrato a giocare con 3 befane. Bravo, giovanotto. Hai detto la parola giusta, befane. Io non ti ho sentito, ma tu non mi hai visto. D'accordo? Maria, mi dai una mensa? Andiamo, giovanotto. Mi scusi. A lei la linea? Silga. Questa. Allora, io signora, qua, signora, prego. E adesso che cosa faccio io? Devi fare una cosa sola, stare attenta. Era al concerto con Giovanni. Oh, cavolo. Ma se non si può raccontare neanche una barzelletta ingenua, allora. Ma il marito non se ne accorge? No, lui vede solo la bionda. Ah, lo sai anche tu? Sì. Beh, contento lui. Contenti tutti. Ma tocca a lei. Ah. Buongiorno. Oh, buongiorno, come sta? Io bene, grazie, e lei? Beh, non c'è male. Ah, l'ha già fatta riparare? Sì. Allora, quanto si era detto? 5.000, mi sembra. Sì, però, guardi, signorina. Ma lei non ha marinato la scuola, per caso? Sì, ho marinato. Ma allora sotto la sua abitazione, se la vedono? È un po' pericoloso. Allora spostiamoci. Sì, sì, monti, monti. Ma il portiere l'ha visto, eh? Sì, ma quello è un amico. Anche oggi mi ha prestato la moto. Su, monti. Gaetano, Mosca, eh? Qua siamo fuori pericolo. Allora, ecco le sue 5.000 lire. No, guardi, io non posso accettare soldi da una donna. Che noia. Ecco fatto. E più nessuna solta obiezione. No, signorina, senta, non posso accettare. Guardi, davvero, o li riprendo o li strappo. Li strappi? Guardi che li strappo. Li strappo davvero, eh? No, eccoli qui. Senta, signorina, sa che facciamo allora? Io non le accetto. Lei non le riprende? Ce le andiamo a bere.
E a che titolo? Beh, così, alla salute. E va bene, però un patto. Io non ho mai guidato un motoscooter e voglio prendere questa soddisfazione. Come? Tanto non ci vuole mica la patente per questo. Eh no, ma bisogna saperla guidare, dove sta lo la frizione, so, dove so. È facile. Salga dietro. Sì. Mi tenga la borsa? Va bene. Pronto? Sì, sì. Ma lei ha forse paura? Sì, no, 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 pronto, pronto. Non si tenga la vita perché mi fa soletti quando andiamo a terra. Va bene. E se commetto qualche errore, non faccia complimenti, sì, mi corregga. Sì. Come si parte? No, non so nemmeno come si parte, ma aspetta, aspetta, parto io, parto io. Ma che fa, signorina? Lei non sa guidare! Si fermi, si fermi! No, soltanto per farci il bagno una volta? Allora, questo 1500. Ah, mi sta bene? Benissimo. Ah, questo è veramente molto carino, vero? Sì, molto carino. Ma le fa ancora male? Qui un po'. Qui un po' meno. E qui un po' di più, però. Beh, in 30 chilometri siamo caduti 3 volte sole. Però al ritorno sarà meglio il guidiglio. Neanche per idea. Sì. Qual è il suo prezzo, signorina? 15.000. Scusi, Luigi, per cortesia, mi può dare quelle 5.000 che non ci arrivo? Ah, beh, sì. Grazie. Allora, ecco. Signorina, abbiamo detto 1.500. Sì, 1.500. Lei tiene il denaro in una busta? Sì, perché il portafoglio mi fa un bozzo qua dietro e non mi piace. Allora andiamo? Sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Le piace? Sì, gliel'avrei offerto io, ma un indumento così personale. Ci mancherebbe altro. Vuol dire che mi offrirà il pranzo. Eh? Guardi, lì c'è il ristorante. Andiamo a fare il bagno e poi torniamo a mangiare. Va bene? Va bene. Pronto? Chi è? Ah, Gigi! Amà, ci saranno 600 persone a pagare il telefono. E io sono qua in coda. Amà, ma è un giorno di punta oggi. E mi sa che prima delle 4 io non ce la faccio. Sì, chiudono, sì. Ma oramai chi è dentro è dentro. Pazienza, non mangerò. Come? Sì, 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 ma... Amà, però il pollo 600 lire. Come? Ah, c'è un signore qua dietro che dice che il pollo costa 600 lire al chilo. No, non la conosci. È una mia amica di Basilea. Sì, è qui con la madre, mi hanno assolutamente invitata a pranzo. Come sarà se ti dico... Va bene, non ti arrabbiare. Mi dispiace per te. Pensavo che avessi trovato qualcosa di più interessante che un'amica di Basilea. Ah già, ma io dimenticavo che tu gli italiani, vero? Oppure hai trovato uno svizzero? Uffa, che noia. Insomma, Francesca, scusami con la zia, eh? Va bene, va bene. Ciao. Ciao. Ecco fatto. Allora andiamo? Andiamo. Grazie, signorina. Vuole? Guarda, un'altra! Aprimela! Ma come faccio? Non c'ho i procondili! Dai, paurosa, tuffati! Dai, l'acqua è calda! A parte lui, il film non è poi un granché. Io ve l'avevo detto, ci siete voluti venire per forza. Sei tu che ci sei voluto venire per forza. Chi ti ci ha chiamato, scusa? Secondo te quanti anni avrà? 30, 40. A un uomo così gli stai a guardare l'età. Certo che a torso nudo sembra giovanissimo. E grazie, a forza di massaggi. Ma che massaggi? I muscoli coi massaggi non vengono fuori. Quello è forte e bello perché così l'ha fatto madre natura. Oh, ma io siete. Anch'io. Andiamo, fra io. Grazie. Io un'aranciata. Anch'io. Subito. Due aranciate e un tramezzino. Doppio. 300. Lei, ti dirò, è un po' insipida. Doveva accorgersene prima che lui è meglio di quell'altro. Ah, certo. Che c'entra? Quell'altro ha delle qualità morali, è uno scienziato atomico. Io questa vostra incontrollata ammirazione per la bellezza fisica proprio non la capisco. E che dovremmo ammirare te? Ammirare me, per carità. Io non sono un attore americano, io sono un uomo della strada. Pronto il tramezzino. Grazie. Però quelli lì non tutti possono dire altrettanto. Ma che stai dicendo? Niente, niente. Ma certo che non sono uomini della strada. È scemo. Vuol dire che molti di quelli non sono uomini né per la strada né in casa, ve lo dice il sottoscritto. E ti pareva? Appena uno è bello, subito pronti a tirar fuori la solita storia. Tutti invidia di voi altri italiani perché siete olivastri, corti e grassi. Chi è grasso? Se lo vuoi sapere, sono alto 1,72 m e peso 75 kg, quindi sono giusto. Vieni qui. Dove? Vieni e vieni. Dammi 10 lire, dammi 10 lire. Sali. Ma perché? Sali. No. Giù la zampa. 75. 85. Oltre che grasso, sei un bugiardo. E scommetto che non sei alto neppure 1,72. Andreina. Ciao. Ciao. Le sa che la signorina ha ragione. Sono alto 1,72 io. Ma chi gli dà tanta confidenza a lei, scusi? Ma guarda un po'. Ciao, Enrico.
Ciao, ma che fai qui? A quest'ora a casa pranzano e io voglio stare a dieta. A dieta? Sì, Andrina oggi mi ha obbligato a pesarmi davanti a lei. Ecco qua. Lei mangia? No, no, no. Che sono? Penne arrabbiata. Buone. Buonissime. Quando una donna si comporta così, significa che è d'animo povero. Ma io come faccio a farle capire che... Che non è il fisico che conta, ma quello che uno ha dentro. Ecco, uno viene da te a confidarsi e tu lo sfotti. Lo sai cosa devi fare? Sì, lo so, una pietra al collo e buttarmi a fiume. Ma che hai bisogno di una pietra per andare a fondo? No, dicevo... Scrivele una lettera, ci metti tutto quello che senti. Una lettera? L'idea è buona. Basta che non ti fai beccare dai genitori. Beh, certo. Gliela do quando esce da scuola. No, se la vedi, invece di parlare le dai una lettera, ci fai la figura del fesso. Vero. Perché gliela porti tu? Io? Ma che sei matto? Basta, basta, come l'ho detto. Non ne parliamo più. Oddio, se proprio insisti... Enrico, sei veramente un amico, un amicone. Un vero amico sei. Quando me la dai? Domani. Andrina esce alle 5 da scuola, tu gliela potresti portare all'uscita. Vabbè. Sì, vabbè. Mario, un'altra porzione. Un'altra porzione? Ammazza quanto mangi. E che? Te la sei mangiata tutta te? Io? Te la sei mangiata. Buongiorno. C'è la signorina Andrina? Andrina non ci sta, è a scuola fino alle 5. Beh, manca 10 minuti, potrei aspettarla. Come va a fare? Però, tutte le volte che vengo, non la trovo. Se venisse quando c'è, la troverebbe. Già, mica disturbo. E si accomoda? C'è la signora. Come? Niente, niente. Buongiorno. Buongiorno. Guardavo i libri e mi sono cadute le palline. La cosa più difficile di questo gioco è appunto ritrovare le palline quando cadono. Ma non si disturbi, le cercherà poi la cameriera. Lei non trova mai Andreina, è poco fortunato. Beh, ecco, non avevamo un appuntamento, quindi... Anche oggi ha bisogno del vocabolario? No, no, no. Devo parlare con lei per... Per una recita, la recita della scuola. Ah, una recita. Andrina non mi aveva detto niente. Ah già, non fumo. Grazie. Ma si accomodi, prego. Grazie. Oramai mia figlia non può tardare. Ma lei, non prende qualche cosa? No, no, grazie. Semmai se lo farà offrire da Andrina quando viene. Buongiorno. Buongiorno. Signora, scusi, lei l'altra sera parlava di Stevenson. Mi è sembrato che questo non l'avesse letto, il signore di Ballantrae. Così mi sono permesso... Per me? Sì. L'ha letto? No, non mi pare. Meno male. Grazie. Lei è stato molto gentile, ma non doveva disturbarsi. Lei mi ha invitato l'altra sera e... Lo leggerà? Certo. Subito? Oh, adesso mi chiede un po' troppo. Ho talmente da fare in questi giorni. Prepararsi per la villeggiatura. Andreina che sta sotto gli esami. Poi sono diventata così pigra per leggere. Vede, i libri stanno là, ma per figura. Eppure con le sue amiche parlava con tanta competenza. Vivacchio di rendita su quello che ho letto fino a 20 anni. Ma da quando mi sono sposata, sarà che mio marito odia le intellettuali. È molto se legge un giornale, lui, si figuri. Peccato. Ma guardi, questo lo mettiamo qua in primo piano, bene in vista. Va bene? Grazie, ma ecco, ci sarebbe anche una dedica. Ah, questa la dobbiamo leggere insieme. Che queste pagine meravigliose, che sono riuscite perfino a riempire la mia solitudine, sappiano donarle qualche ora di gioia. Enrico Boschetti. Boschetti. Ah, scusi. Bella. Ma, insomma, non riesco a capire dove la trova tutta questa solitudine. Mia madre è morta. E mio padre è sempre all'estero, più solo di così. E qui a Roma vive con dei parenti? No, solo.
Ho un appartamentino. Ah. Dica un po'. Da quanto tempo fa la corte a mia figlia? Io? E che sono matto? Ma non capisco più nulla. Il vocabolario, la recita della scuola, il regalo alla madre. Senta, l'amicizia è sacra, ma tutto c'ha un limite. Piuttosto che le pensi... Insomma, io cercavo Andrina per un mio amico. Devo darle una lettera. Oh sì, lo conosco. È quello che cambia voce ogni volta che telefona, tanto per non farsi riconoscere. Un ciccione, no? Sì, è un po' robusto. Beh, meglio così. Meglio? Scusi, perché meglio? Non si dia delle arie. Sì, meglio il ciccione che lei. Sto più tranquilla. E perché? Lei cominciava ad essere un po' troppo pericoloso per Andreina. Ah, eccola che arriva. Allora, cosa devo fare? Faccio finta di niente. Non so niente della sua missione, va bene? Sì, ma pericoloso perché? Beh, troppo indipendente e romantico. E poi mia figlia è ancora così cretina. Arrivederla e grazie. Arrivederla. Ciao, mamma. Non ha telefonato nessuno? No. Enrico. Deve parlarti di una recita. Una recita? Sì, non so. Ciao. E ciao, Enrico. E senti un po', che cos'è questa novità della recita? Eh? La recita? Ah, sì, tieni. Te la manda Lello. Ah, sei venuto per questo? Sì, perché? Cretino, tu e lui. Sì, io a Lello non lo capisco proprio. Ciao, eh. Senti un po'. Che c'è? Tu l'hai letta questa cosa che si chiama lettera? No, perché? Allora, sta a sentire. Amor mio, il tuo disdegno ferisce ma non uccide il mio amore. Possibile che tu non comprenda ciò? Mettiamo a nudo le nostre anime, senza litigare e ferire. Ci vediamo domani, ti telefonerò e ti bacio. Tralascio, tuo Lello. Mi fai il favore di dirgli che una lettera così non la scrive neppure il fidanzato della mia cameriera. Beh, certo, non è scritta da Alessandro Manzoni. Signora, qua c'è sta Andreina che offende in presenza di estranei. Tu la devi smettere di chiamarmi Andreina, hai capito? Io sono la signorina Andreina. E tu perché sfotte? Siamo di carne e ossa pure noi altri siamo, tu sa? Chiamami signorina. E tu non sfotte, perché sennò io lascio il servizio e me ne vado al paese, hai capito? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, desidera? Che profumo è questo? Joy. Me ne dia una bottiglia piccola. Subito. Eccola qua. Quant'è? 10.500. Ah, però. Vuole che gli rincarto? No, no, grazie. Ma guardi che è un profumo da donna, eh? Sì, sì, lo so. Come vuole. Proprio per questo lo compro. Buongiorno. Ah, buongiorno. Che gioventù. Oh, non hanno proprio nessun ritegno, eh? E basta. È stato quell'altro, ho visto io. Forza, Piero. Gino, Gino, perché Marco non gioca? Sta male, c'ha l'influenza. Ma quello ogni tanto c'ha l'influenza. Certo che se c'era lui. Ecco, lo vedi, Piero ha fatto un altro fallo. Arbitro venduto, dai Piero. Ti fai il tifo per gli avversari. Lo faccio per chi mi pare. E poi io sono sportiva. Quello che è giusto è giusto. Piero c'ha già tre falli. È quella zerone del 7 che sfonda sempre. L'arbitro non gli dice mai niente. Ma non mi fanno più giocare. Dai, Piero. Ma è modo di giocare, ma questo. Che fate? Ora la devi piantare. Fermi. È stato lui. Fuori, fuori tutti e due. Ma sei stato lui. L'hanno cacciati via tutti e due. Piero, ti ha fatto male? Ma tu non sei del Carducci? Sì, del Carducci. Ma nei mameli ci giochi tu. E col mascalzone di mio fratello. Perché mascalzone? È colpa sua se perdete. Non è mica vero dell'influenza. Come? Sì, te lo dico io. Una scusa.
una scusa per uscire con qualche cretina. L'ho sentita io la telefonata e poi a me mi fa la morale. Ecco, è finita. Ma non dire niente, è meglio che gli altri non sappiano, eh? Ciao. Piero. Eh? Tu che fai dopo? Io vado a casa di Andreina, dove c'è Francesca. È andata ad aiutarla per la festa di stasera. Tu ci vieni? No. Io non sono stata invitata. Ciao. Ne arrivano degli altri. Permesso? Enrico! Ciao. E tu con lo smoking? Me lo sono fatto apposta per la festa tua. Tieni, auguri, Somarona. Come sei caro. Grazie. Portalo di là. Andrina, permetti? E che cos'è? Portachiavi. Oh, carino. Andiamo a ballare. Ciao. Ciao. Per i fiori sì e per portachiavi no. Ciao. Balliamo qui, che non c'è quasi nessuno. Hai fatto le cose in grande? Ti piace? Sì, ma con tutto questo rumore non disturberemo i tuoi. Erano loro che disturbavano noi, per questo li ho mandati fuori. Grazie, non dimenticherò mai questo ballo. Stupida. Permesso? Prego. Grazie. Lei si annoia? No, no, non mi annoio. Ma io di solito a queste feste non mi divertisco. Non mi diverto molto. E Francesca? Ma io non so. Mi aveva detto che sarebbe giunta verso le 7. A me ha detto le 6. Sono le 8. Sono le 8, la festa di Andreina è già cominciata e io devo ancora andare a casa a cambiarmi. Andiamo? Sì, adesso andiamo. Tu questa sera ad Andreina parli con Piero, eh? Sarai matta. A casa d'Andreina io non ci posso venire. Io sto a letto con l'influenza, te lo ricordi? E poi che gli dico? Guarda che la tua ragazza è anche la mia. I giorni pari a te, i dispari a me. Io non sono ancora la ragazza di nessuno dei due. Avrò pure il diritto di scegliere, di riflettere, no? Di provare. Sì, di provare. Di provare chi mi piace di più. E se poi ci si sbaglia? È così che vengono fuori i matrimoni balordi. Io ne so qualche cosa. Mia madre si è sposata quando aveva 17 anni. E si è fidanzata a 40. Sei un villano. Ti sei offesa? Io ho scherzato. Hai ragione tu, è meglio dire a Piero come stanno le cose. Ma sì, diglielo, non dirglielo. Non me ne importa niente. Allora non glielo dico. Ma te l'ho detto, non me ne importa niente. Anche a me non mi importa niente con questo qua. Permetti questo ballo? Va bene. Andreina, tu oggi compi 17 anni e puoi capire meglio di ieri. Che cosa dovrei capire meglio? Tutto, anche i sentimenti di un uomo. Ti ho mandato una lettera ma non ho avuto risposta. Beh, ti rispondo adesso. In riscontro alla vostra del 13 ultimo scorso, ci pregiamo informarvi che le lettere non sono il vostro forte. Che c'entra? Si sa che la penna è sempre al di sotto di quello che uno sente. E della grammatica. Ma a parte questo... A parte questo, io vorrei sapere che cosa ti sei messo in testa. Lello, tu la devi piantare. Andreina, senti. Lello, tralascia, eh? Che fanatica. T'ha sganciato un'altra volta, eh? Ma che sganciato. Che meraviglia, Francesca, non dovevi. Comunque, se non ti piace il colore, lo puoi cambiare. Ma vuoi scherzare? È splendido. Ciao, Francesca. Ah, ciao. Vedo che ti diverti senza di me. Come mai così tardi? Beh, sai, all'ultimo momento con la mamma siamo andate alla mostra dei pittori olandesi e ho fatto tardi. Ma che mi fai adesso? Il terzo grado? No, non è il terzo grado. Solo che dovevi venire qui alle 6. Lo sai che faccio quello che voglio, no? Metti pure la tua roba in una di quelle stanze in camera mia, una bolgia. Grazie. Portala di là. Geloso, eh? Balli? No, grazie. Grazie. Sei nervoso? No.
Scusa, Francesca, reputi che Andreina si offenderà se abbandono la sua festa? E dove vai? A casa, non mi sento molto bene. Ma allora fatti accompagnare, no? No, sono due passi. Salutami tutti e scusami. Va bene. Ci vediamo poi a casa. Buonasera. Ciao. Arrivederla. Scusi, sa dirmi dove è il telefono? È lì, signorina, nel corridoio. Ah, grazie. Ma no, che c'entra? Se me lo dicevi ti avrei accompagnato io alla mostra. Sì, figurati. Ti interessa solamente la pallacanestro. Che ne capisci tu dei pittori olandesi? Pronto, che sono Iacono. Luigi? Chi lo vuole? Ah, la signorina Elisabetta? Sì, la signorina Betty, ho capito. Aspetti un momento perché non lo so se può venire. Da qua. Pronto? Sono Luigi. Ciao, come stai? Io che faccio? Niente. Eh? Ti andrebbe di uscire? Di andare un po' di porto? Come? Adesso? A di porto? Sì, sì, certo. Sì, ma ti sento un po' freddo. Io freddo, sentissi. Dove? Va bene. Sì, sì. Tra mezz'ora sono lì, eh. Ciao, eh. Porca miseria, come faccio? Ma che vuoi uscire? E sta zitto. Che fai? Mi faccio calare la febbre. Mamma! Dove vai? Guarda che ti faccio nero. Non parlare. Che c'è? Ma come stai, amore? Guarda la febbre, è passato un quarto d'ora. Ma l'hai tenuto bene? Sì, perché? 36. Ve lo avevo detto che non era influenza. Mettiti a letto, così uno si debolisce, mamma. Io adesso mi alzo perché sto benissimo. Anzi, voglio uscire perché ho bisogno d'aria. Ma come uscire? Stamattina ci avevi 39. Ma ora sto bene, che? Mamma. Che? Dice che sta benissimo, che non ha più febbre. Ma com'è possibile? Beh, ma di viso sta meglio, ieri, no? Vediamo. No, non ha febbre. Hai visto, mamma? Grazie, sei abituata coi cavalli, tu. Sono arrivati i vostri. Oh, mamma! Ciao, papà. Ciao. Buonasera. Ma siete già tornati? Siamo andati al cinematografo, ma il film era veramente orribile. E abbiamo anche fatto una passeggiata. Insomma, abbiamo fatto quello che potevamo per perdere tutto il tempo possibile. Ma cosa fai? Cosa Su, fai? È lento. Papà è sempre il più in gamba di tutti. Sì, eh? Ma ballate, ballate anche voi, altrimenti mi vergogno. Anello, bisogna far ballare la tarda. E che c'entro io? Dai, buttati, Lello. Ma che, siete matti? E tua suocera, no? Ma che suocera? E vai, lo vedi? Ma lasciatemi perdere. Poi non lo vedi che già ci andate Rico? Buonasera. Buonasera. Vuole ballare, signora? E perché no? Grazie. Sei stata molto gentile, Andreina, ma adesso vai a ballare con i tuoi compagni, eh? Grazie, papà. Sa, il suo libro non l'ho ancora letto, ma lo leggerò a Portofino. Andrà in villeggiatura a Portofino? Sì, ci vado da 20 anni. Lei ama il mare? Moltissimo. Pensi che da ragazza avevo una bella barca a vela. Ogni mattina ci caricavo uno dei miei corteggiatori, lo mettevo al timone e io me ne stavo là distesa tutto il giorno al sole con un bel libro. Lei dice queste cose con un certo rimpianto. Io rimpianto? No. Beh, sì, forse un po'. Perché? Non ho più 20 anni, non ho più la mia barca e non ho più i miei corteggiatori. Grazie. Mi dà un'aranciata? Prendi questa. Grazie. Lello, che disco mettiamo? Questo o quello? Che me frega, tanto un ballo. Perché? Perché no? Andiamo a ballare. Uff, questo ballo. Ma che siete fissati? Non ne ho voglia. Tieni, fuma. A me. Permetti, Francesca. Mi permetti di dirti che la colpa è tua? Non si fanno tante domande a una ragazza, altrimenti quella finisce per forza con l'inventare delle scuse. Come sarebbe inventare? Beh, la mostra dei pittori olandesi è chiusa da una settimana. Ah. Oh,
io non ti ho detto niente, perché a me i pettegolezzi proprio non mi piacciono. Andrei. E che c'è? Ma perché hai tolto la fotografia? Io? E come la fotografia? Qui. E chi è stato allora? Mamma, io proprio non lo so. Tira fuori la fotografia. Non farlo stupido, avanti. Ma che ti sei ammattita? Oh, quale fotografia? Lello, non fare il cretino. Lello, si comincia con le fotografie e si finisce con il cucchiaio d'argento. Ma che fumi adesso? Sì. Cretino, ma non l'ho presa, Andrino, mi posso lasciare. Ragazzi, questa è l'unica fotografia di mia moglie e di mia figlia che mi piaceva. Se è un gioco, va bene. Ma quale gioco? Continua a farlo spiritoso. Ma non ho preso niente. Ingegnere, ci pensiamo noi, ci vuole una bella perquisizione. Perquisiamo! Lasciatemi, lasciatemi, che non sto di nuovo! Lasciatemi! Mi rompete i pantaloni, oh! Lasciatemi! Che ha questo parco? È Villa Borghese. Ah, io vi ho transitato di giorno in macchina. Ma di notte a piedi è ancora più bello. Certo, certo che bello. Ci sediamo? Sì. È bello pure seduti. Ma cos'hai? Niente, un po' di caldo. Però voi straniere siete emancipate. Uscite di sera con i ragazzi. Sciocchezze. Di giorno sì, di sera no. Se una ragazza può comportarsi male, che differenza vi ha? Beh, di sera è romantico. E poi c'è la luna. In Svizzera, che dicono? Che tra qualche anno ci sarà solo la luna? Speriamo. Io vi andrei. Io no. E che mi importa della luna? Adesso ti confesso una cosa. Cosa? Sai perché non ti do il mio numero di telefono? Già, perché? Ho paura che risponda mia cugina. Ti ho giurato che mai mi sarebbe piaciuto un ragazzo italiano. Beh, tanto mi telefoni tu, no? Sempre. Ma cos'hai? Niente, un po' di freddo. Avanti al caldo, adesso il freddo. Ma che ne so, mi sento strano. Anch'io. Non lo so, il dottore dice che è influenza. Chissà chi me l'avrà trasmessa. E tu, amore, come stai? Benissimo. Se non stavi a letto ci potevamo vedere. Sì, all'obitorio. Ma come faccio a resistere fino a giovedì senza vederti? Gigi, torna a letto che prendi freddo. Era la governante di casa. Dice che è pronto a tavola, ma a me non mi va di mangiare. Su, adesso non fare troppo romantico. Va a mangiare. C'è papà, ti richiamo dopo, eh? Ma sì, stupido, lo sai. Uffa. Ti amo. Ciao. Ciao, papà, come stai? Ma sa sto anche stelt. Io sto bene, ma tu mi combini questi scherzo. Was macht das Fieber, steigt es? Etwas, papà. Ma non è niente, ha detto il dottore che sono al massimo 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni sono niente, sono niente. Weißt du was, das eine Stunde Verspätung in Zurich? Zurigo senza di me è un ruino, un ruino. Quei 4 idioti sono dei cadaveri, dei cadaveri. E poi è male ammalarsi in casa di altri. Molto, molto disturbante. Ma via, Freddy, non è niente. Vorrei sapere come tu hai preso questo influenza. Stai attento a non ammalarsi. Io da 20 anni non avere più piccolo raffreddore. Ma non è colpa mia, papi. Adesso guarire, presto. Sì, 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 chiesto io, Zurigo, Zurigo. Trevi, come stai? Stai meglio? No, Anna, sto male, meglio mi mandi in ospitale. Non dire sciocchezze. Senti, io esco, ci vediamo più tardi, eh? Ciao. Ciao. Sì, sì. Ho chiesto urgentissimo Zurigo, Kramerbau, urgentissimo! Siamo un po' deboli delle sospensioni, eh? Ma quanto ci può fare con sta macchina? Ah, io ho bisogno di 500.000. Beh, ci proveremo. Andiamo dal principale. Tu me lo devi dire perché te la sei venduta la macchina.
Senti, l'ho venduta, va bene? Ma che, sei matta? Il campeggio come lo facciamo? Non lo facciamo. E me lo dici così? Allora diremo che per delle esigenze mie personali che non ti posso spiegare sono costretto a cambiare programma. Chiaro? Non è chiaro per niente. Tu le vacanze mie non me le puoi fregare. Ho affittato uno yacht. Uno contento? Yacht? Che, c'è qualcosa di strano? No, niente, per carità. Io non mi affitto il raso dello scudini. Ma di, fai sul serio. Uno yacht con le cabine? Due. Bianco? Celestino. La miseria. Un mese con due marinai, 450.000 lire, tutto compreso. Ma allora mi va benissimo, una crociera è sempre meglio di un campeggio. Senti, Lello, guarda, non credere che non ci abbia pensato. Se potessi, figurati. Devo essere solo. Solo? Allora ci porti una donna. No, proprio portare... Enrico, il compito di Greg è per domani. Domandalo un po' a qualche un altro, non lo so. Ciao. Ciao. Proprio portarcela, no, la vado a trovare. Ma chi è, la conosco io? No, 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 no. Ma neanche di vista? Piantala, Lello, non posso parlare. Ti dico che non posso parlare. È una signora. Sposata, ma che, sei matto? E sta zitto. Ma è infelice col marito. Capisco. Oddio, la funzione dello yacht ancora non l'ho capita. Senti, è una gran donna, onestissima. Sta in villeggiatura al mare, senza marito. Beh, se permetti, io mi presento con lo yacht. E beh, certo, ci fai colpo. Oh, ci sei arrivato, eh? E poi che fai? Beh, la invito a bordo. Giusto, di notte, na 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 na, na come Greschelli e Bing Crosby, la ciurma è fidata. Ma te l'ha fatto capire che ci sta? Beh, certo, se no... Come ti ha detto? Mi ha detto... Giura che non lo dice nessuno. Giuro. Mi ha detto che sono un tipo un po' pericoloso. Tu come lo interpreti? Beh, che ti devo dire, Enrico? Divertiti e in bocca al lupo. Io non insisto più. Pazienza. Andrò a Grottaferrata con mamma. Ah, c'è il mio autobus. Ciao, ci vediamo, eh. Enrico! Però tu quel foro me lo devi no, fare. No, guarda, è inutile che insisti. La lettera per Andrina non te la... Ma devo assolutamente cancellare l'effetto negativo dell'altra lettera. Non so buono, non so buono. Meglio di me sarai. Beh, una cosa, Lello. Prendi il libro del segretario Galante. Come? Oppure le lettere di Jacopo Ortis. Che? Le lettere di una novizia. Copia, Lello, copia. Ciao. Copia. Corinna? Corinna, sei pronta? È tardi. Sì, Armando, sono pronta. Lello dov'è? In camera tua. Lello? Lello? Lello, beh, tu non vieni? Scusa, papà, ma per domani c'ho tanti di quei compiti. Potevi farli prima. Io credevo che ci tenessi ad ascoltare una ringa di tuo padre. Per un ragazzo che vuol fare legge sarebbe stato di grande giovamento. Leggo il riassunto domani sul giornale, è lo stesso. E come no? Anzi, è più semplice, è più comodo, direi. Armando, se deve studiare. Sì, andiamo. Io però, alla sua età, un processo indiziario con doppio assassinio, non me lo sarei lasciato sfuggire. Beh, almeno studia, eh? Ciao. Ciao, Lello. Ciao, mamma. Basso, 3 maggio 1938. Adorata mia Corinna, sento in me la vibrazione rossa della vampa con cui mi avvolge e che mi fa fiaccola vivente d'amore. Mazzala, che frase! Tu sei la mia voluttà. Quando ti avvinghi a me, io tronco e tu edera, sento nell'animo un potere. Oh, finalmente! Giorno, prendi la pizza. No, mi piace il panino. Ti devo 50 lire, eh? No, offro io. Allora, ci vediamo domani. Ma non so. Ciao, lo vuoi un bocconcino? Non tutto però, eh? Ma piantala che mi fai pena. Piero? Sì, tu e lui, mi fate pena tutti e due. Ma che ce l'hai con me? No, ce l'ho con me che non ho capito prima che razza di carogna mi ero preso come amico. Beh, senti, di questo ne parliamo dopo, eh? No, ne parliamo adesso, così la facciamo finita con questa porcheria. Piero! E la mostra dei pittori olandesi che era chiusa da una settimana e l'influenza di questo che non era influenza. Per andare a pomiciare con te sull'Aventino, stava bene, eh? Piero! E parla piano, parla. Ma se lo sanno tutti oramai. Volete che vi porti pure i testimoni? Volete sapere l'ora e il giorno? Beh, ora basta, io me ne vado. No, aspetta. Sai cosa fa una in certi casi?
una di buon gusto, avverte. Dice non mi piace più, mi fai schifo. Ma tu non mi fai schifo. Ah, grazie tante. Di piuttosto che ti sei comportata come una scuola. Piero! Hai fatto bene a interromperli. Così non l'ho detto, ma l'hai capito lo stesso. Senti, dottore, adesso la pianti, altrimenti mi dimentico dove sono e mi faccio cacciare da tutte le scuole d'Italia. Se ti prudono le corna! Ma che fate? Piero, Marco! Fermi, ma che siete matti? Ma che fate? Piero! Fermatevi, ragazzi! Dai, Marco! Su! Dai, piantate! E smettetela, ragazzi! Arriva, stai ragazzi, fermatevi! Beh, cosa succede qui? Professore, era l'ora di ricreazione, abbiamo fatto un po' di chiasso. Beh, andiamo in classe, via. Va bene. Ma tanto non finisce. Grazie. Scusi, professore, non mi sento molto bene. Potrei andare a casa? Come, come? Per favore. Va bene, può andare, signorina. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. E come stai tu adesso? Ah, io non ho più febbre. Ora dormi, papà. Francesca, ma che hai, Francesca? Niente, niente. Lasciami stare sola, per favore. Lasciami sola. Lasciatemi stare tutti. Io vado a chiamare la zia. No, Betty, la mamma no. Perché? Perché no? Ma che hai, Francesca? Che è successo, eh? Non lo so. Non capisco più niente. Forse è vero quello che mi ha detto Piero. Cosa? Prima a scuola. Mi ha detto che sono... Ma io non ho nessuno con cui posso sfogarmi. Nemmeno la mamma. Altro da pensare, lei. E adesso lei si sposa. E io che faccio? Sono contenta. Io sono contenta. E che ne so? E mio padre. Gli voglio bene. Mi importa, non mi importa. Su, Francesca, calmati. Sai che cosa facciamo? Tu vieni via con noi. Appena papà guarisce, parti con noi. Un mese in Svizzera, anche due. Papà sarà felice. Glielo domanda lui, la zia, eh? E a Zurigo ti accompagno anche da una psicanalista. Da chi? Da una psicanalista. Così quello ti dà una bella risciacquata al cervello. Bello, portami su dei chiodi e il martello. Ok, capitano, dove stanno? Guarda nella cesta. Bene. Lo sai che devi portare? Una bella bajur per fare atmosfera. Disgraziato. Bello, con questo martello, andiamo. Aia. Sarebbe questa la signora? Dammela. No, dammela. No. E hanno dato la colpa a me, mi hanno perfino messo l'unghio. Ti ho detto di darmela. Ma che, sei impazzito? Zitto, questi sono fatti miei. Ma cosa speri, cretino? Lasciami perdere. E ti sei venduto pure la macchina per affittarti lo yacht. Ma che ne sai, te che la conosci? È una donna infelice, quell'uomo l'ha distrutta. Quale uomo? Ma suo marito, no? L'ha sposata, che era una bambina, e le ha tarpato subito le ali. L'ha ridotta una borghesuccia qualunque. Ma lo sai che sono 20 anni che lei non legge più un libro? Ammappalo che brutto il marito. Devi sentire le amiche cosa dicono di lui. Stanno insieme soltanto per salvare la faccia, per la figlia. Ma se ci fosse l'annullamento... Ammettiamo pure che per far piacere a te venisse l'annullamento in Italia. Ma ti rendi conto che se io riesco a sposare Andreina, tu diventeresti mio suocero e ti dovrei chiamare papà? Non facciamo buffonate, siamo seri. Lello, Lello, dammi la foto. No, non te la do. Guarda che tu non mi conosci. Non te la do. E scrivo pure una lettera anonima al marito. Le lettere d'amore non le so scrivere, ma quelle anonime non bisogna mica essere Giuseppe Carducci. Prova, provo, sì, te ne accorgerai. A meno che... A meno chi?
Senti, Enrico, non stiamo a litigare. A me della signora Luciana non me ne frega niente, tanto lo so che non ci sta. Come? No, no, che dico, ci sta, ti ama, facci tutto quello che ti pare. Però se mi porti con te... Mi stai a fare il ricatto? No, senti, sta buono, che ricatto? Se mi porti con te c'è tutto da guadagnare. La vuoi portare la signora sullo yacht? E la figlia dove la metti? Invece c'è sta lei e te la blocca a terra. Ma se non ti può vedere? Tu non ci pensare, a quell'epoca avrà già ricevuto una dozzina di lettere che se c'è cascata mia madre. Come? Niente, niente, lo so io. Senti Enrico, partiamo insieme, tutti e due. Ci facciamo una divisina da yacht e bianca. Bianca forse no, in grassa. Un bel berrettuccio con la visiera. E la sera che tocca a me, la porto giù nel quadrato. Prego Andreina, ti faccio strada. Attenta al gradino, eh. Vieni, vieni Andreina. Ti ho preparato una cinetta fredda che è buonissima. Attenta alla testa. Aia! Porca miseria. Io dico che nessuno ti può dare il diritto di venire in camera mia a rubare le mie lettere. Rubare? Ah, non devi parlare così a tuo nonno. Ma perché litigano? Ti chiedo per Giove. Intanto tu i libri miei non li devi prendere, capito? Che succede? Ma che c'è? Leggi, leggi. In questa casa uno cerca sopra un atlante, una cittadina ucraina di 6 lettere e ecco che cosa trova. Si può sapere chi ti ha autorizzato ad aprirla? Buon per noi. Questa lettera è stata scritta da un balordo. Chi è? Chi è questo Lello? Chi mi pare? Eh? Andreina, non si risponde così. E allora lui si impicci negli affari suoi. Andreina! Paolo! Gli schiaffi? Mai! Dammela, no. Papà. Non me ne importa niente. Ce n'ho altre di lettere. I ragazzi me ne scrivono centinaia. Mucchi così, valanghe! Cosa ne dici? Sono ragazzi. Proprio per questo bisogna correre ai ripari finché sia in tempo. Però... accetto di occuparmi personalmente della cosa. Ma in che senso, scusa? Parlerò io coi genitori di questo giovane incandescente. Ma no. Non drammatizziamo. Ah, eccoli, i seminatori delle male piante. Siete voi genitori. Ho insegnato per 40 anni. Ho educato 2 generazioni. E corpo di bacco? Professore, si calmi. Sono calmissimo, dico solo che allora dovevate lasciarmi in campagna. E che c'entra? E poi, guardi, è stata sua figlia ad invitarla. Ho capito perfettamente. E mi sento offeso. Papà, su. Comunque non illudetevi. Farò tutto quello che è in mio potere per dare il giusto direzione a questa famiglia. E ora, per favore, levatevi di torno, perché voglio vestirmi. Anch'io, fretta, devo andare. Vuol dire che ne riparleremo poi, eh? Sì. Vogliamo andare, cara? Ciao, papà, ciao, sta calmo. Stia calmo. Vanno in inferno. Per fortuna c'è Enrico. È già la terza sera che vieni a passeggiare sotto le mie finestre. Com'è timido, io mi affaccio e lui fugge. Guardi che lei ha finito, signore. Grazie. Lei non stava là. Chi io? E stia attento perché è pericoloso, non si può mica abusare. E chi abusa? Mi aveva preso per un altro, noi grassi ci somigliamo tutti. Adorata Andreina, sento in me la vibrazione rossa con cui mi fai fiaccola vivente d'amore. Tu sei la mia voluttà. Quando ti avvinghi a me... Come, come? Quando ti avvinghi a me... Io tronco e tu edera, sento nella mia carne passare un torrente di melodia. Avvocato, eh? Mi ascolta? Ascolto, ascolto. Allora vado avanti. Sì. Cioè no, guardi no. No, no, non credo che ce ne sia bisogno, no. Ora io dicevo, avere una nipote che a 17 anni già si avvinghia è un fatto che, me lo conceda, desta qualche preoccupazione. Beh, oddio, non vorrei che lei esagerasse, professore... Palazzi. Palazzi, ecco, Palazzi. Sì. Tronco, edera... In fondo non si tratta che di una immagine poetica, che tutto sommato... No, al tempo, avvocato, non scomodiamo la poesia. Qui si tratta di una sequela di corbellerie sconclusionate e male appropriate. Eh no! Come no? No! Caro amico, da quel che ho sentito così ad orecchio,
Trovo che il periodale è brillante, direi personale. Personale? Sì. Personale. Allora mi permetta, il fuoco di D'Annunzio, che lei certamente conosce. Beh, certo, tanti anni fa. Colgo fior d'affiore, pagina 62. Tu sei la mia voluttà e il mio risveglio. Ma le pare, avvocato? E ora andiamo a pagina... Pagina 108. Oh. Lo sa che cosa ha preso il suo figliolo dalla pagina 108? E vediamo che ha preso. Sento in me la vibrazione rossa con cui mi fai fiaccola vivente. E poi qui c'è il brano del tronco e dell'edera. Già letto. Vede, professore, probabilmente si tratta di letture assimilate. Reminiscenze, ecco, può accadere, sa? Può accadere, credo. Avvocato, avvocato, lei sta cercando le attenuanti generiche. Ma che attenuanti? Ma questo è plagio. Plagio aggravato, perché perpetrato a capocchia. Come a capocchia? Mi creda, avvocato, io le parlo da ex insegnante. Ci stia attento al suo figliolo. Questa sua inclinazione al plagio può essere indice di parassitismo. Lo corregga, lo corregga. Va bene, professore, provvederò con un po' di tatto. Mi penso io. Arrivederla, professore. Teresa, accompagna il professore alla porta. Ecco, ma scalcione! Papà, che fai? Violatore di segreti! Mi sento male, papà! Papà, io sto debole! Hai il cervello, Armando, sei debole! Ma un principe del foro! Mamma! Che figura! Ma che mamma. Lettere! Lello! Lello! Oh, tesoro, Lello! Niente, parla con me, glielo ho appena toccato! Lello! Ma scalcione! Rispondi! Parassita! Lello! Armando, è svenuto! Lello mio. Apri gli occhi. Dottore, apri gli occhi. Lello, diglielo alla mammina quanti bagni turchi hai fatto. Dillo al professore. Dillo, Lello. Dillo al dottore. 34. Hai capito? Tu fa come ti pare. Io te l'ho detto. Se marca in squadra, non gioco. Ma perché? Ciao, Palletti, ti saluto. Piero, Piero. Ciao. Non ti fai più vedere? Beh, ormai è il periodo d'esami. Una volta tu e Marco vi preparavate insieme. Una volta? Quanti anni hai adesso? 15, meno 3 mesi. Già, 6 di agosto. L'altro anno viene la tua festa. Già, e mi regalasti un orsacchiotto. Eri una ragazzina allora. Grazie, vuol dire che non lo sono più. Allora ci vediamo e ciao. Mi accompagni a casa. Come? A casa. No, è meglio di no. Perché hai litigato con Marco? Sì. Mica con me, però. Dai, monta. Ciao! Non ce la faccio più. Guarda com'è bello là. Sì. E guarda lì. Andre, mangi più, No. Allora, appena tuo padre è guarito, partite subito? Sì. E quanta febbre ha? 38,2. Un po' poco, Beh, andiamo a mangiare questa minestra. Ma perché questi frati largiscono così le minestre? È un'antica tradizione, fanno certi minestroni spettacolosi. Sai, qui coltivano tutto da loro, i cavoli, le cipolle, tutto. È una cosa da leccarsi baffi. Dice che... Come dice? Non ci sei mai stato? Io no, ma lo sanno tutti, basta dire Deo grazie. Questi sono frati ospitali, mica come frati svizzeri. Buongiorno, che c'è? Deo gratias. Beh, 2 minestre, per favore. Non è mica una trattoria questa. Che c'entra? Per l'ospitalità, veniamo da lontano. Vadano via, che non abbiamo tempo da perdere noi. Che figura hai fatto. Che tirchi, se la mangiano tutta loro la minestra. Oh. Scusa. Senti, ma 38,2 ce l'ha la mattina o la sera? Ce l'ha anche al mattino. Con l'aspirina? Sì. Beh, ma allora c'è tempo, che ne parliamo a fare? Anzi, guai a te se mi parli ancora di partenza, capito? Sì, però... No, niente però. Me lo dici quando manca mezz'ora. Quando mancano 10 minuti. Proprio qui davanti? Così imparano. Luigi. Betty. Thank you.
Bene. Carlo, Pedro, venite via con me. È già tardi. E Francesca? Ma non lo so, credo che partirà con sua cugina per la Svizzera. Ma a te che te ne importa? Niente, così. A te piace molto questo film? Beh, insomma, perché? Niente, mi sono ricordato che a casa mia non c'è nessuno. Potremmo farci un salto. Ho dei dischi nuovi, una bella collezione. Roba importata adesso. Belafonte, Ellington, eh? Se vuoi tu. Adesso andiamo. Lo sai che mi piaci da quando ti vidi la prima volta? Venisti a casa con Marco. Che memoria. La prima volta che ti vidi avrei avuto 4 anni. Mi ricordo... Che cosa? Che tua madre ti stava sgridando perché hai fatto pipì nelle braghette. Piero, fu tanta la vergogna che dopo quella volta non l'ho fatto più. E allora è stato proprio un colpo di fulmine? Che dici, l'ammazzeranno il capitano? Ma... Beh, restiamo qui, così vediamo come va a finire. Attento, capitano! Stanno arrivando! Non abbiate paura e non sparate prima del mio segnale. Ma come non sai niente? Da Laura non c'è, da quell'altra mica sua Vigna Clara nemmeno. Ma lo sai che ore sono? Sono le 10. E mezza. Una ragazzina sta fuori di casa fino alle 10:30 e nessuno sa dove sta. Ma non sarà andata a teatro con mamma, con papà? Quando sono uscita ancora non c'era la signorina. E sono andata a teatro lo stesso. Ma dico io, l'incoscienza! Ma non se la mangiano mica. Ma che ne sai tu? Certo che a te non ti si mangiano. Che se poi... L'ho presa mamma, tanto a lei non serve mai. Mi telefoni domani? Certo. Sicuro? Adesso vado a casa e ti chiamo subito. Grazie, Piero. Ciao. Ciao. Vai a casa. Ma... Subito, cammina, vai su. Ma tu che fai? Vai su, ho detto, vai a casa, corri. Dove siete stati? Tu Silvia devi lasciar perdere, hai capito? È una ragazzina. Ragazzina? Non me ne sono accorto. Dove l'hai portata? E tu dove hai portato Francesca? No, Silvia non è come Francesca, è diversa, diversa da tutte. Ma scalzone! Io per fortuna tua. A Silvia non è successo niente. Ma se incontravo un mascalzone, tu non avevi nessun diritto di ribellarti. Perché era uno come te.
scienze della materia. Ma in ginnastica vergognati. No, vergognati. La passerò a ottobre. Ma che ottobre? Sei un fannullone. Ma papà. In collegio, in collegio. Io avevo paura in greco, ma sono passata anche lì. Enrico. Che c'è? Io sono passata, tu? Io no. E lo dici così? Sai, nella vita c'è una cosa che va bene e un'altra che va male. Mi accompagna la macchina? Andiamo. Ciao. Ciao. Henry, ti hanno fregato, eh? Lo sai che parto giovedì. Ah, avete anticipato? Sì, quindi c'è pochissimo tempo. Sì, insomma, se qualcuno avesse qualcosa da dire a qualcun altro, bisognerebbe che si decidesse. Come? Scusa, no? Ma sì, cosa ti credi, che son cieca? Ti ho visto, sai, passeggiare per delle ore sotto le mie finestre. Oh, ora diventi anche rosso. Sì, ma pianta. Ho capito, ho capito. Preferisci scrivermela, questa cosa tanto difficile da dire? Sì, sì, preferisco scriverla. Forse è meglio anche per me. Così ci sarà l'ansia dell'attesa. Aspetta che ti do l'indirizzo di Luca, ce l'hai una penna? Come di Luca? Di Portofino? No, non ci andiamo più. Andiamo in campagna da mio nonno. Ma come? Per qualche giorno, ma poi... No, no, tutta la villeggiatura. Penso poche barbe. Ma che cosa vuoi? Il medico ha proibito il mare a mamma e così... Perché? È malata? No. Beh, è un segreto e non devo dirlo a nessuno. Però a te lo voglio dire. Mamma aspetta un bambino. No. Come no? Anch'io non ci volevo credere. E penso un po' che matti, dopo 16 anni. Dovresti vedere mio padre, le arie che si dà. E tieni, e scrivimi subito, eh. Davvero, non mi farò aspettare troppo. Ciao. Sozzone, se vengo tutte faccio nero te faccio. Mimo, andiamo, svelto. Non t'ha visto nessuno? No. Tieni. So pochi. Che vuoi, sono rubati. Dammi la 100 lire. Tieni. Non ho ancora telefonato. Ancora no. Mannaggia, Gialluna. Te scoccio che parti? Beh, sì. Ci scriveremo tutti i giorni. Come te metti con la storia dell'indirizzo falso? Beh, le dico la verità. Non c'hai coraggio? A voce no. Oggi non glielo dico. Però guarda, le ho già scritto. Adesso che la vedo, mi dà l'indirizzo. E quando parte la imbuco, così quando arriva la trova. E sai una cosa? Quest'altr'anno mi scrivo all'industriali. Perché? E beh, prendo un ramo orologeria oppure formaggi, vado in Svizzera e trovo subito un posto. Ma questa perché non telefono? Avessi rimandato la partenza. Eccomi! E Gigi? Che ne so? Ma che ci avrà quel ragazzo? Deve essere l'asiatica che gli ha dato in testa. Ma chi è asiatica? È Svizzera! Tutto. Come? Niente. Dai con l'aglio, sa? Pure nel caffè latte ce lo metteresti. Ah, c'è anche Michele. Sono stata alla Teti per il guasto al telefono. Guasto? Il telefono è guasto? Sì, che c'è di strano, c'è e non mi hai detto niente. E state un po' zitto. Che t'hanno detto? Niente, roba da poco. Basta pagare. Non è rotto. L'hanno tagliato. L'hanno. Apposta, no, mamma, ma come faccio adesso? Ma mi volete spiegare? Ma sì, sì, sono stato io accidenti a quel telefonaccio. Come non ha pagato il telefono? Ma loro tagliano. Ma cosa si credono, che noi scappiamo? Oh, mamma, ma come faccio adesso? Come la ritrovo? È ma partita, che come dice? La ritrovo? Ma che vuole? Ah, sì, papà, forse... Forse che cosa? Aspetta, scusami, papà. Gigi, fermati! Torna indietro, mascalzone! Tassì! Tassì! Mettilo! Io voglio essere prima di stasera a Genova. Betty! Un momento, papà. Ma non è possibile. Ma abbia pazienza, signorina, ma che mi nascondo gli inquilini? Qui non abita nessun loiacono. Ma se gli prestava anche il motoscooter? Io? Ma chi ce l'ha mai avuto il motoscooter? Però sa che cos'è? Un mascalzoncello, mai visto né conosciuto, e me saluta, me strizza l'occhio, mi dice Mosca Gaetano, io mi chiamo Pietro.
Se l'incontro io non segno io a prendermi in giro. Stia tranquillo. Non era lei che prendeva in giro. Grazie, scusi. E di che? Oh, finalmente. Scendi, andiamo, via. Andiamo. Allora, hai trovata questa amica? No, non c'era, papà. È partita. Io ti disturba? No, è qui. Ecco, ora puoi piangere in pace. Cos'era? Un ragazzo italiano, eh? Sì. Sì. Vuol dire che dallo psicoanalista ci andremo tutti e due. Aspetta qua! Portiere! 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 Ma come si fa anche tu a prendere per il collo un portiere? Ma non l'avevi visto che era più grosso? Lui mi ha chiamato pappagallo della strada e ho sopportato, ma quando mi ha detto che lei c'aveva una lettera per me, non se l'è fatta lasciare, allora non ci ho visto più, mamma, che lì non ci ho visto più. E adesso, papà, del resto! Ma sì, che mi importa, che meni, che mi ammazzi tanto ormai, ma... Ma se me lo dicevi che ti eri mangiato i soldi del telefono, ci pensavo io. Le vuoi 10 goccette di valeriana che ti calmano? Ma non mi voglio calmare, mamma. Mamma, così dormi. Ma no, non voglio dormire, voglio star male, mamma, hai capito? Sta tranquillo, vedrai che tutto si accomoderà. Gigi te lo dice, mamma. Ma come, mamma, come? Se passi a ottobre, papà non ti ha promesso un bel regalo. Gli chiedi che ti mandi 15 giorni in Svizzera. Ma a farci che, mannaggia, non so nome, non so indirizzo, non so città, non so niente. Lo vuoi capire che non so niente? Ma prima, come avevi detto, Elisabetta? Ma Elisabetta, ma che ne so, pensa che avevo un foglietto, c'era scritto tutto e l'ho strappato là. Ma chi se ne ricorda? Non ricordo niente. Ma io dico che basta e avanza. Tu vai lì e cominci a chiedere con tanta pazienza Lampam, Mappam, vedrai che la trovi di sicuro. La Svizzera è così piccola. Mamma, arriva papà. Buttati sul letto, sta tranquillo, a papà ci penso io. E tu intanto cerca di ricordarti il nome. Lampam, Laffam, Mappelam, no, mannaggia. Maria! Che c'è, Arrigo? È tornato quel criminale. Prima dorme. E mo lo sveglio io. Oh, no, no, Arrigo, tu la creatura non la tocchi. E poi c'è anche la febbre. La tocco io, la creatura la maciullo! Maria, levati, eh! Tanto questa non gliela posso perdonare. Tutto fuori che ladro. Sei Gigi un ladro, tu allora che cosa sei? Il derubato. Non fare il furbo, che tanto lo sai quello che ti voglio dire. Che cosa, che quando cosa? Quando facevamo l'amore, chi la vendette la motocicletta de zio per comprarmi il costume da gitana a carnevale? Ma che c'entra? Se non te lo compravo mi piantavo. Appunto. Se eri fesso tu con le donne, può essere fesso anche tuo figlio. Adesso va, va, muoviti, va a fa il bagno, che puzzi di vitello. Però che non si azzardi a parlarmi per una settimana, eh? Va bene. Mamma, stavi bene vestita da gitana? Oh, ma piantala. Gigi, è andato tutto liscio. Papà, non te fa niente. Anna. Che c'è un film buono. Sai che divertimento. Potevi dirlo allora. Da solo non devo uscire. Con te fai il muso. Anzi, adesso mi ritorno a casa, ecco. Cammina su, andiamo. No, con te con quella mutina non ci vengo io. Vieni, cocca. Andiamo al cinema a sollazzarci. Va bene così. Per spirito. Buongiorno, Silvia. Ciao, Piero. Andiamo. No, ti aspettavo. Ti ho telefonato, ma a casa tua c'è qualche cafone che riattacca. Torna a casa. No, non fate i matti perché chiamo la polizia. Ha ragione lui, torna a casa. No, no. Va, vattene. No, aiuto, si ammazzano. Aiuto, guardie, aiuto. Lì, si ammazzano. Aiuto, ma che aiuto. Ma che ne so, Silvia, ma che fai? Silvia. Aiuto, guardie, guardie, aiuto. Non fare la cretina, Silvia. Si ammazzano. Ma calma, ma che si ammazzano? Sei impazzita, ma che aiuto? Non è successo niente. Scherzavamo. Andiamo su, non vuoi che... Aiuto. Via per favore, via. Lei si è perso qualcosa? Io no, sentivo la signorina che gridava. E adesso non grida più, scusi tanto. Buona pazienza. Ma che sei scema, fare queste cose in mezzo alla gente? Ti rimessa paura sul serio? Ci voleva far arrestare. Ma se ti dico. Senta, dottore, le dispiace se prende sua sorella sotto il braccio? Ma te lo potevi scegliere, me lo carciofo.
Dove andiamo adesso? Al cinema? Sì. Io l'ho già visto tutti i film. Ma mica disturbava, sa? Lo so, ma c'ho di meglio da fare. A proposito, fra la Giulia Rossi e lei non c'è mica niente, professore. No, dico, posso? Non è che le pesto qualche callo. No, vada, vada libero. Io ormai sono occupato. Grazie, troppo buono. Ciao. Ciao. Ah, mi raccomando però, Silvia, alle 8 a casa, vai tranquillo. Ciao. Ciao, Marco. Per meglio pensare in me. Ma su, Andreina, sbrigati. Papà e nonno sono già in macchina. Vengo subito, mamma. Uffa. Caro diarietto, tu eri che in fretta prima di partire. Enrico è già in crociera sul suo yacht. Si è portato dietro anche Lello. Solcano l'immensa solitudine del mare. Uno per meglio pensare a me. E l'altro per cercare di dimenticarmi. Oh, arrivano. Enrique, guarda che ci ha preparato il nostro cuoco cinese. Grazie, io non ho fame. Oh, ce li ha fatti con la pancetta, sa. Ma la pancetta tua non ci pensi più? No, è finita. Da oggi spaghetti mattina e sera, pure a merenda. Me l'ha ordinato il dottore. Io sono stato per morire, con funzioni. E poi vogliamo dirlo la santa verità? Non ero io che dovevo dimagrire, era lei che doveva ingrassare. Te la ricordi in costume, brutta seccaccia della malora? Ma davvero non mangi? Guarda un po' come si deve ridurre uno. E andiamo, capitano, su! Senti quanto so buoni. Oh, in questa terra siamo tutti di passaggio e ogni spaghetto lasciato è perso. Io mi devo trovare una bella cicciona, più grassa di me, e tu piantala con le vecchie. Adesso andiamo a Viareggio, Rapallo, Santa Margherita. Hai voglia a trovare ragazzine? A me piaceva lei. Io vorrei una bellezza greca come la sua. Greca? E andiamo in Grecia. Atene, il Pireo, l'Ellesponto. Ma che state scherzando, signorina? La barca è vecchia. Se il mare è buono e il tempo regge, al massimo possiamo arrivare a Civitavecchia. È sotto costa. Ah, sì? E va bene, andiamo a Civitavecchia. Tanto pure lì qualche cicciona la rimedio. Henry, evviva la vita! Ci abbiamo tanto tempo da campare ancora noi!